Buon pomeriggio, ormai buonasera da Alessio Formiga di Live Sport Academy. Benvenuti, le immagini vi giungono dalla Beach Arena Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, categoria Under 13 per questo incontro del trofeo degli chalet. Giocano Bagnigino contro Bagni Andrea. Fischia il direttore di gara battuto. Andrea che in maglia bianca attaccherà da sinistra verso destra, e invece Bagnigino in maglia celeste andrà da destra verso sinistra. Buona la palla, Sirocchi non la prende, Muratore prova a tenerla in campo, poi il tentativo da dietro del numero 12 Sturba, ma siamo già dall'altra parte con Santigian che la mette per Martinelli. C'è il gol di Leonardo Martinelli, buono l'assist di Lautaro Santigian. 1-0 quindi per i Bagni Andrea. Andrà Sirocchi, il tentativo, ci mette una pezza all'estremo difensore di Bagni Andrea. Gara argentina per la Torre Santigiana. Poi il tentativo invece di Jimenez, palo e il rebote, come si direbbe in spagnolo, la mette dentro quindi con la ribattuta Jimenez, no pardon, Santigian. 2-0. C'è stato un cambio, è uscito Muzzi, è entrato Amadio. Intanto il tentativo, ma qua c'è una parata pazzesca, pazzesca di Dibari. Dibari può rinviare, pallone subito in avanti verso Consorti, il colpo di testa e c'è il gol. 3-0, pallonetto con questa testata il numero 9 di Bagni Andrea, quindi 3-0. Super Dibari, chiude Cicoianni, vuole aiutare Marozzi che è a terra, chiede il fallo, non è così secondo il direttore di gara, aveva mandato il pallone in avanti Paciolla. Tocca Jimenez con Marozzi che vuole il pallone per Sirocchi, non arriva adesso l'altro Sirocchi, cioè Pietro non gestisce al meglio questa sfera e questo possesso. E poi c'è la fine del primo tempo, Bagnigino 0, Bagni Andrea 3. Inizia la seconda frazione, attacca subito Jimenez, dà fastidio Bagni Andrea che sono in vantaggio 3-0, attaccheranno in maglia bianca da destra verso sinistra, invece in maglia celeste Bagnigino attaccheranno da sinistra verso destra, che devono recuperare lo svantaggio di Bagni Andrea. Adesso Muratore con la punizione, il tiro, qui Dibari è sfortunato. 1-3, segna Muratore. Line out, Muratore può ripartire, va in avanti da Sirocchi, non riescono a sbloccarsi i giocatori del Bagnigino. Bautista Jimenez, palla per Martinelli, vuole provarci lui, chiude Cardi con una buona prova difensiva, ma si incaponisce e la mette dentro Martinelli. 4-1 quando siamo al secondo e 30 del secondo tempo, anche perché l'acqua sicuramente starà dando fastidio sia ai ragazzi che giocano in movimento che agli estremi difensori, cioè Giobbi e Dibari. Cardi, buona la palla per Sirocchi, palla che entra piano piano, accorcia nuovamente le distanze la squadra in maglia celeste, 2-4. Può andare Santigian, colpo da biliardo del numero 10. Palla da una parte, portiere dall'altra, 5-2. Fuori. Meno di 40 secondi alla fine. Muzzi. Consorti verso Jimenez. Martinelli prova Jimenez. Palla fuori.
E poi c'è il triplice fischio, finisce qui questo big match Bagni Gino 2, Bagni Andrea 5.